È una lista molto forte. Noi vogliamo dare un grande contributo alla vittoria di Luciano D'Amico. Lo facciamo proprio a partire da Teramo, dove la lista ha davvero le caratteristiche di essere molto competitiva e plurale. Ricandidiamo i consiglieri regionali uscenti che hanno fatto un grandissimo lavoro, candidiamo sindaci, amministratori, dirigenti politici. Copriamo tutto il territorio dal punto di vista appunto della geografia della provincia. Quindi è una lista davvero molto forte e penso che anche da qui possa partire appunto la riscossa del centrosinistra per riprenderci il governo della regione dopo 5 anni in cui Marsilio purtroppo non si è occupato dell'Abruzzo. Non diamo numeri, ma sicuramente un contributo potente alla vittoria di D'Amico, molto meglio di 5 anni fa, dove naturalmente c'era un altro quadro politico, ma adesso noi abbiamo una larga coalizione e dentro questa coalizione un ruolo da perno, da traino del PD, che naturalmente ha agito in questi mesi in maniera molto aperta, non arrogante, per costruire questa coalizione, che adesso deve ottenere un grande risultato per far sì che D'Amico possa battere Marsilio. No, c'è una coalizione plurale, ci sono molte sensibilità, ma c'è una comune consapevolezza che dobbiamo costruire le condizioni per battere Marsilio. Stiamo tutti lavorando, il PD ha già chiuso le liste, anche le altre forze civiche e politiche stanno completando il loro lavoro. Siamo convinti che ci presentiamo in nastri di partenza molto competitivi e che il 10 marzo finalmente l'Abruzzo possa voltare pagina. È una lista che risponde a quelle che sono le caratteristiche del Partito Democratico, un partito che candida esperienza, quindi i consiglieri regionali uscenti, ma candida anche nuove figure, amministratori, dirigenti del partito ed anche diciamo, componenti della cosiddetta società civile. È un partito che ha costruito questa lista a livello provinciale per rispondere a tutte quelle che sono le esigenze dei cittadini e per poter rispondere ai loro bisogni nell'interesse comune. Crediamo di aver costruito nel complesso una lista che possa essere competitiva e portare alla vittoria sicuramente il Patto per l'Abruzzo e il candidato presidente Luciano D'Amico.